find your way back home. Benvenuti amici, questo è il mio primo video di Pro Cycling Manager 2017. Facciamo una prima carriera con Pro Cyclist. Allora, questa è la schermata in cui ti crei il proprio corridore, ci metto l'età, il peso, mettiamo i nostri dati, mettiamo in classe, siamo anche la regione, se vogliamo possiamo mettere anche la regione. Ho messo Liguria e ho messo tutti gli altri dati. Usciva quali sarebbero state le nostre caratteristiche. Adesso dobbiamo scegliere la nostra squadra. Qua ci danno tre squadre, due di Continental Pro, l'altra di Continental, una ucraina, due italiane, la Villa Triestina SL Italia oppure la Bardiani CSF. La Villa saremo 17esimi come gruppo, quindi saremo 17esimi solo nella squadra, invece nel Bardiani siamo già 13esimi e tutti e due siamo secondi per cronometro, quindi siamo quelli più forti a cronometro, almeno i secondi più forti a cronometro. Io direi di scegliere la Bardiani CSF, che ha sempre sfornato talenti, o Testina, Bardiani, Triestina. Scemo Bardiani, ok, questa è la schermata. Il gioco ci ho già giocato un paio di anni, dal 2006 che ci gioco, è sempre piaciuto. Qua in effetti ho messo tutti i bassi perché non vorrei mai far paura che poi il computer non mi regge. Qua sono il tutorial, ci dà delle informazioni in cui dobbiamo un po' guardare meglio, ci dice il calendario, ci dice i nostri trofei, quali mai abbiamo riuscito a portare a casa, poi sono le notizie, i programmi, gli allenatori, le classifiche, un po' tutto quello che, diciamo, se avete mai giocato Pro Cycling Manager, le cose basilari. Qua in un quadratino vediamo il nostro livello, che visto che abbiamo partito 19 anni è il livello più basso, 7, e 75% è il livello in cui il nostro manager, il nostro quello che gestisce il team da Bardiani, ci ripete il nostro rapporto con lui. 75% può aumentare se si va bene o diminuire se si fa male. La prima gara è questa, una gara di livello basso. No, queste sono, scusate, il nostro programmazione. Nei primi mesi vogliono portarmi a fare il giro, se riuscirò a migliorarmi. Questo è il programma della forma, questo è il calendario, io lo confermo, anzi ho già confermato, e iniziamo con la nostra prima gara. La nostra prima gara è la nostra importantissima, perché? Perché vogliamo mostrare subito alla Bardiani di aver fatto bene, di aver dato questo anno di contratto, di averci portato con loro qui alla Bardiani. Ci dicono, ma il tutorial, diciamo che in pratica so già tutto, visto che già ho fatto una mezza stagione con la gestione squadre, con la Merida, Bahrain Merida, ho vinto il Giro d'Italia con Nibali, ho fatto top 10 con Pellizzotti, il Tour de France e Maglia Pua, e sto facendo la Vuelta, che poi magari farò vedere, magari inizierò di nuovo la stagione con la Bahrain, e che è molto più divertente forse, ma questa è una che mi piace, l'ho sempre chiesto e adesso sto un po' modificando la telecamera. Questo sono io, questa montagna, mi dicono di che si può andare in fuga, composizione del gruppo, sì, vabbè, le staffette, puoi tirare da solo, puoi tirare tanto oppure da solo, rifornimento, proviamo ad andare subito in fuga. Proviamo ad andare subito in fuga, eccoli qua. No, dai, che l'ho ripreso, dai che l'ho ripreso, manca poco, no, dai, no, perché ragazzi, se capite che, no, porca troia, perché dovete capire che se non riesci ad andare a riprendere subito, è una tragedia. Qua sono saltato, praticamente mi hanno staccato e poi ho finito davanti, ho fatto decimo, mi sono fatto riprendere, poi ho finito decimo, un po' dura, però ho fatto top 10, sono stato con gli altri miei compagni, ci ho provato a dargli una mano, ho provato a fare l'aggregario, ultimo gregario, a portarlo davanti e fare lo sprint, ho sprintato fino tardi, peccato che mi sono dimenticato di farvi vedere la fine, se no vi sareste un po' divertiti, perché le caratteristiche, come vedete in basso a sinistra, sono veramente come dire, veramente scarse. Ecco qua lo sprint finale, sono questo qua, ok, niente, sono andato avanti, ecco che sono finito decimo, il mio compagno quarto, buono, poi c'erano tutti gli altri, ho battuto tutto Marchi, e mi dà ricompense che sono andato
finito top 10 e ho fatto questa seconda gara perché non mi è partita la registrazione, un piccolo problema, scusate, ho cercato di risolvere i problemi di registrazione durante le gare. E qua invece sono arrivato 21esimo, ho fatto aggregare a Ciccone, ho provato a spingere al massimo a Ciccone e l'ho portato avanti, gli ho dato i fornimenti. La cosa un po' brutta forse qua è che, visto che sono gregario, sono io che devo andare a prendere da bere a tutti, visto che sono anche quello più scarso, sono io che devo andare a prendere da bere a tutti, e quindi se voglio fare risultato poi, diciamo, mi frega un po', perché se sto davanti per non farmi staccare, ecco lì, vedetemi che sono là in fondo, se mi faccio staccare poi è difficile le vado a recuperare. E comunque sono andato 21esimo, quindi diciamo non una bruttissima posizione per me. Ma ho fatto altre posizioni, una rotazione media perché dovevo tirare il gruppo. Cosa qua? Richiesta di gregari. Per fare richiesta di gregari deve avere delle caratteristiche in cui vediamo, per vedere devo essere nei due migliori team, devo essere livello 11, sono livello 8, sono decimo di 6, cioè già ho preso altre posizioni, comunque salendo di livello. E avere una situazione del manager con 75, cioè 89, quindi ottimo, ottimo per loro. E andiamo alla prossima gara. Questa è una gara a tappe, quindi sarà in fondamentali piazzamenti i risultati. E andiamo a vedere come si va a concludere. Siamo strategia. No, non è una gara a tappe, questa è ancora una gara singola, scusate. Mi dice che devo andare a tirare il gruppone per almeno 25 km, se non erro. E allora io vado a fare il mio lavoro, vado a cercare di tirare il gruppone. Adesso questi di sicuro andranno in fuga, oppure posso andare anche io in fuga con loro. Non lo so, perché di solito le tattiche sono un po' particolari in questo gioco, perché non è come quando giochi con la squadra che puoi gestire più corridori, quindi se riuscite, adesso provo ad andare in fuga con loro. Se riesci ad andare in fuga poi ti puoi gestire gli altri, invece qua puoi gestire te, non puoi neanche cambiare camera sugli altri, quindi non sai neanche la condizione di dove sono. Madonna, se qua vanno 100% devi spingere. Ci hanno ripreso e allora guardate, obiettivo lavoro fare 20 km a tirare, visto che mi hanno preso, sono andato in fuga, mi hanno ripreso, li tiro, cosa faccio? Tiro i miei compagni, provo ad andare a fare un po' di selezione, sto facendo anche selezione, sono rimasti pochi, poche persone, una trentina, adesso sono rientrati nel 10 da 70, 70 persone in gruppo. Ho completato adesso il lavoro, allora dico, beh, direi di andare a riposarmi un attimo perché ovviamente ho quasi finito le energie. La cosa brutta del gioco, adesso però stanno entrando tutti, maledetti, è che se tu finisci la barra gialla, quella in alto, il tuo corridore andrà come se fosse in crisi, cioè va in crisi, va nettamente più piano. La barra rossa è quella dello scatto, e la barra verde è quella dell'energia totale del corridore. Soprattutto serve per le prossime gare. Attenzione che qua ci hanno staccati, porca di quella, il gruppo lì. Cerco di farmi trovare un po' più avanti, perché il gruppo lì, tanto vado a prendere un po' d'acqua perché io non ne ho più. Ciccone ci chiede di andarlo a che posso riposarmi, però io voglio andare da lui, ci provo a avvicinarmi, niente. Troppo lavoro prima e non riuscirò mai ad andare a riportarmi su di lui, mi hanno staccato completamente. Proviamo a rimanere con questo gruppo, cerchiamo di rimanere con questo gruppo, almeno provo, attenzione che ci stiamo avvicinando con questo gruppo, siamo rientrati. Però 60% qua faccio tanta fatica, mancano gli ultimi 7 km di salita, siamo incredibilmente riusciti a recuperarli. Allora mi metto a tirare per lui, cercare di fare qualcosa, usare il gel che dovrei usare negli ultimi 3 km per non perdere niente, per non staccarmi da questo gruppetto e soprattutto per dare un po' di potenza, ma ormai ero già al gancio. Guardate però come recupero sugli altri. Sono top 20, top 20. No, per pochissimo, perché non so perché mi è sceso a 14%. Ok, direi che però va bene. Ci vediamo al prossimo video, che ci sarà un piccolo giro. E mettete mi piace, condividete e ciao da Black Mamba. A tutti, ciao a tutti.